Terra Mara, anticipazioni di sabato 2 e domenica 3 settembre dove vedremo le sorti di Beget e molti altri emozionanti colpi di scena. A Villa Yaman Zuleia è perplessa quando viene a sapere da Sanie che Demir è uscito con Sevda senza dare spiegazioni. Arriva poi a Min stringendo al seno la scarpa di un car e in un momento di lucidità ricorda della morte della figlia e si dispera. Zuleia e Sanie, con le lacrime agli occhi, cercano di consolarla. Demir ha portato Sevda a visitare le sue piantagioni e le chiede ancora scusa per averla sospettata e le confida che per lui è molto difficile accettare l'assenza della madre e che quella notte l'aveva sognata e lei lo aveva accarezzato. Sevda gli risponde che lo ha perdonato perché sa che lui sta affrontando il dolore più grande, quello della perdita della madre. Poi gli dice che è sopravvissuta alla morte di Adnan solo grazie a lui. Demir le risponde che vuole che lei viva a casa sua. Sevda obietta che non può perché quella è la casa di sua madre e che tutto il paese la odia. Demir le dice che Unkar aveva accettato che lui si prendesse cura di lei, così come gli aveva chiesto il padre, e poi ora non vuole perdere anche lei. Nel frattempo, Beje è stesa a terra e strisciando a fatica sul terreno riesce ad arrivare fino alla strada. Per sua fortuna viene vista da Fikret che la sta cercando insieme ad altri uomini e subito la soccorre e la carica in macchina per portarla in ospedale. Giunti in ospedale, Beje viene subito soccorsa dai medici e Fikret avvisa Mushgan che hanno sparato la zia. Musgan con Ilmas e Fekeli si precipitano in ospedale e Musgan vedendo la zia che viene portata in sala operatoria ha una crisi isterica e Urlando accusa Fekeli e Ilmas dicendo che è colpa loro ciò che è successo alla zia ed è anche colpa di Zuleia che l'ha accusata di aver ucciso un car. Continua urlando loro di doversi vergognare per quello che hanno fatto e li caccia dall'ospedale. Con lei rimane Fikret e lei lo abbraccia cercando conforto in lui, ma vengono visti da un'infermiera che rimane stupita. Nel frattempo, fuori dall'ospedale, Fekeli cerca di calmare Ilmas, offeso per le accuse della moglie. Poi gli dice che è colpa sua perché aveva chiesto a Beje di tornare ad Istanbul per dare tregua alle tensioni nelle loro famiglie. E lei, offesa, non aveva voluto che l'accompagnasse in aeroporto, ma aveva voluto prendere un taxi. Intanto Musgan ringrazia Fikret per essere rimasto con lei e che ora può lasciarla sola, ma lui le dice che aspetterà con lei fino alla fine dell'operazione di Beget. Musgan gli confida che è preoccupata anche per quello che ha detto a Fekeli, ma lui la rassicura che Fekeli capisce che ha parlato spinta dalla preoccupazione per la zia. Poi Musgan gli dice che Fekeli ha mandato via la zia perché ha creduto a Zuleia, ma Fikret le risponde che se Fekeli avesse creduto alle accuse di Zuleia avrebbe fatto molto più che mandarla via. Poi Musgan gli dice che la zia è viva grazie a lui e lo ringrazia anche perché le sta vicino. Lui le risponde che se Ilmas fosse stato a posto suo avrebbe fatto lo stesso. Musgan gli ribatte che Ilmas non ha mai fatto nulla per lei. Fikret le dice che è ingiusta con Ilmas. Neriman, l'infermiera che ha visto Musgan abbracciare Fikret, chiede ad una collega che il rapporto c'è tra i due, perché li ha visti soli davanti alla sala operatoria che si abbracciavano. Lei le risponde che Fikret è il nipote di Fekeli, ma non è parente di Ilmas. Poi le dice che non è sorpresa da quello che ha visto, dato che Ilmas vuole divorziare da Musgan perché è innamorato di Zuleya Yaman. Intanto, Fikret, colpito dal comportamento e dalle parole di Mushgan, si allontana con una scusa e va in bagno a lavarsi il viso con l'acqua. Mentre aspetta notizie dalla zia, Mushgan viene raggiunta da un collega che le dice che ha saputo delle accuse che Zuleia ha rivolto alla zia e che dovrebbe denunciarla per quello che ha detto. Mentre Fekeli ed Ilmas sono fuori dall'ospedale, Vedono Mushgan uscire velocissima e andare via in taxi senza degnargli di uno sguardo. Zuleia e Sani stanno mettendo via i vestiti di un car e Zuleia le dice che mentre in passato ha augurato ad un car tante cose brutte, ora sta soffrendo per la sua morte. Sani allora le racconta che appena sposata con Gafur, lui l'aveva tradita e allora aveva deciso di andarsene e lo aveva detto ad un car. Lei, sapendo che non aveva genitori e non aveva un posto dove andare, l'aveva abbracciata e le aveva detto che per lei sarebbe stata sia madre che padre e che l'avrebbe protetta da tutto. Poi le confida che deve la sua vita ad un car e che ha imparato da lei ad essere una donna forte e ad essere un umano decente. Zuleia la consola, dicendole che con il tempo il dolore si attenuerà. Mushgan si precipita a casa Yaman ed inizia ad urlare il nome di Zuleia. Poi le dice che per colpa sua la zia è stata uccisa. Sopraggiunge Demir e lei gli dice che Zuleia ha accusato la zia dell'omicidio di un carro davanti a tutti e per colpa sua un pazzo ha sparato alla zia. Demir le dice di non sorpassare i limiti ma lei lo avverte che denuncerà Zuleia per istigazione all'omicidio, la farà pentire e farà tutto il possibile per distruggerla. Poi avverte Zuleia di stare lontana dalla sua famiglia perché neanche Ilmas potrà salvarla. Demir a questo punto va nel suo ufficio e cerca la dichiarazione di Ilmas, ma non la trova. Chiede a Zuleia e Sanie chi si è entrato nel suo studio e spiega che è sparita la dichiarazione di Ilmas dove diceva che Mushgan aveva sparato a Zuleia. Quindi dichiara che adesso capisce perché Mushgan si comporta in quel modo sicuro, lo fa perché ha quella dichiarazione in mano. Zuleia gli chiede chi può averla presa e lui le dice che è stato Ilmas durante il funerale quando la casa era piena di gente. Sanie gli dice che non è possibile perché gli uomini erano in cortile, allora Demir se ne va dicendo che sa chi ha preso la dichiarazione. Demir si reca a casa di Sharmin e la accusa di essersi impossessata della dichiarazione di Ilmas. Charmine questa volta non sa di cosa parla e Demir le spiega la storia della dichiarazione di Ilmas che accusava Mushgan di aver sparato a Zuleia. Sharmin, sorpresa, gli chiede perché Zuleia lo ha negato davanti al giudice e lui risponde che lei è una persona buona e non ha voluto separare Mushgan dal figlio. Quando Ilmas torna a casa, Nazirelli riferisce che Mushgan aveva cercato di andarsene con il bambino e aveva chiamato un taxi ma poi è andata via con Fikret. In quel momento sopraggiunge Fikret e Ilmas gli chiede se ha aiutato Mushgan a scappare con suo figlio. Lui gli risponde che l'ha trovata che stava andando via in taxi e stava piangendo perché lui l'aveva insultata. Allora si era proposto di accompagnarla per farle cambiare idea lungo la strada per l'aeroporto. Ilmas, arrabbiato, gli risponde che non l'aveva insultata ma aveva chiesto il divorzio e che lui ha sbagliato perché doveva avvertirlo. Ilmas poi si reca da Kerem Ali, lo prende in braccio, lo bacia e gli dice che non saprebbe come vivere senza di lui. Demir raggiunge Fekeli mentre questo sta pensando ad un car e confida a Demir che lei gli manda dei messaggi attraverso i fiori, il vento e gli uccelli perché loro comunicano così fino a quando la morte non li riunirà. Demir gli chiede se secondo lui Beje può essere l'assassina della madre. Fekeli gli risponde che anche lui lo sospetta ma non ha prove. Fekeli allora gli dice che lo troveranno l'assassino ma che un car non tornerà. Demir poi gli dice che qualcuno è entrato nel suo studio e ha preso la dichiarazione che gli aveva rilasciato Ilmas. Fekeli non sa niente e lui gli spiega di cosa si tratta e gli dice che non l'avrebbe mai usata ma di riferire ad Ilmas che la prossima volta reagirà. Intanto, in ospedale, l'operazione di Beje è riuscita e si trova in rianimazione con Mushgan che la veglia e la prega di sopravvivere e non lasciarla sola. Intanto, a Villa Yaman, Amin scambia Sevda per sua figlia Sené, morta tanto tempo prima, e le chiede perché fa piangere un car che le vuole tanto bene e di non farla soffrire. Poi ringrazia Dio di non aver visto la morte di nessuna delle sue figlie. Sanie, che sta apparecchiando, sbatte un piatto e se ne va. Rifugiatasi in cucina, Sanie si sfoga con Gaffur e piangendogli dice che fa male vedere la donna che ha fatto tanto soffrire un car seduta sulla sua sedia. Gaffur le raccomanda di stare attenta che Demir può licenziarli, ma Sanie, esasperata, gli risponde che non le importa e che è stanca della sua codardia e che se la licenziano per causa di quella donna troverà un altro lavoro. In quel momento entra Zuleia che ha ascoltato e dice a Sanie che non deve andare via perché quella è casa sua. Sanie le assicura che non mancherà di rispetto. Zuleia le risponde che sa quanto amava ed era leale ad un che la considerava come una figlia, ma Sevda è una brava persona, grazie a lei non era stata separata dai suoi figli e aveva salvato un quando era stata aggredita da Ilmas. Sani le dice che non può accettarlo perché quella donna ha fatto piangere un carro quando aspettava che il marito tornasse dalla sua casa e adesso Sevda siede alla sua sedia dove un carro piangeva per colpa sua. Zuleia la capisce e la abbraccia e le dice che con il tempo il dolore passerà. Quando Demir torna a casa, Amin, scambiandolo per Adnan, lo accusa di rendere infelice un carro e farla sempre piangere correndo dietro a Sevda. Demir dice a Sevda di non preoccuparsi che Amina dimentica sempre tutto. Poi, vedendola turbata, le chiede se qualcuno l'ha infastidita. Lei esita, ma poi nega. Così terminano queste anticipazioni di Terra Mara. Io sono Stefania e come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Vi aspetto nei commenti per parlare insieme di queste strazianti ed emozionanti puntate.